Con il presidente Petrucci all'hotel Holiday Inn a Roma, appena rieletto presidente della Federazione Basket, quali sono gli obiettivi del prossimo quadriennio? Noi abbiamo tante belle idee, tante belle proposte, ma se la palla non va nel canestro, l'obiettivo è tornare a vincere con la nazionale maschile e femminile. Adesso abbiamo una buona nazionale femminile, prossimi europei maschile con la conferma di Messina, quello è il nostro obiettivo. E poi lavorare per andare alle prossime Olimpiadi. Abbiamo fallito purtroppo sul campo la partecipazione a Rio, però io ci credo, ci ho sempre creduto. Il fatto stesso che oggi ci sia stata questa compattezza, questa compostezza, questa celerità, che dopo 4 anni non è facile avere un suffragio così importante, e questo mi fa piacere, li ringrazio. Io dico sempre che l'ho detto, devo fare una scelta, ricandidarmi sindaco a San Felice o al basket. Ovviamente scelgo il basket perché è lo sport più bello, anche se sono stato al calcio e li ringrazio per quello che mi ha dato, ma il basket per me rimane il primo amore. Ecco, Presidente, ha parlato dell'obiettivo Tokyo, ci sono segnali positivi anche per la nazionale femminile. È possibile arrivare con entrambe le nazionali alla prossima Olimpiade? Sarebbe un sogno straordinario, un sogno straordinario. Poi ho anche detto che io festeggerò il 1º novembre. 1º novembre, che è la festa di tutti i santi, perché ho detto che il Signore, la Madonna e altri illuminano le menti dei nostri presidenti per far giocare gli italiani. Questa è stata simpatica. Ecco, questa cosa appunto l'ha detta, è importante puntare sugli italiani. Sì, Pochi sì, giorni dopo, tra l'altro, la vicenda di Gentile che ha rotto con sì. Sì, Milano. però il fatto di andare all'estero, questo non è che cambia tanto. È importante che i giocatori italiani giochino come stanno giocando, oppure quelli che sono all'estero. Oramai vedete nella storia di calcio quanti giocatori vengono convocati quando stanno all'estero. I giocatori italiani devono giocare e quando giocano fanno bella figura. Posso.